Buon pomeriggio, bentrovati, consueto appuntamento dedicato alle news di mercato in collaborazione con il Juventino 100% che vi invitiamo a seguire sui social. Cominciamo da Commeners, Atalanta e Juventus stanno trattando, filtra a grande ottimismo, ma non si conoscono ancora i termini della negoziazione. In realtà vengono fuori anche qualche dissapore circa la cifra. Il Messaggero riporta che la Juve avrebbe offerto 45 milioni e l'Atalanta in realtà non si muoverebbe dai 60, quindi ancora tutto da definire. Sancho, il Paris Saint Germain ha raggiunto l'accordo con l'ala inglese, il Manchester United vuole 50 milioni, si sta pianificando uno scambio fra i due club. Mukiele, Ugarte o Skriniar potrebbero entrare nell'affare. I parigini sono forti anche su Nico Williams dell'Atletico Bilbao, ma c'è da vincere la concorrenza del Barcellona. La clausola rescissoria è di 58 milioni di euro, più al giocatore andrebbero circa 10 milioni netti a stagione. Federico Chiesa filtra la voce che lui vorrebbe rimanere a giocare in Italia, il suo procuratore Ramadani sta sondando il terreno con il Chelsea a Londra, ma forte c'è anche il Tottenham su di lui, è più defilato l'Arsenal. Ramadani ha ottimi rapporti con i Blues, sia con la vecchia che con la nuova proprietà, è stato il mediatore di Sarri alla Juventus, ma il manager Maresca ha una lunga lista di esuberi prima di poter far mercato in entrata. Non sarà facile piazzare Chiesa in Premier League. Weston McKennie, la Fiorentina è interessata, ma i Viola prima devono far uscire Amrabat, considerando che il Manchester United non ha esercitato il suo diritto di riscatto. I due club trattano per un rinnovo del prestito. Juventus e Real Madrid hanno provato a strappare il 21enne centrocampista Fer Lopez al Celta in odore di svincolo. Il club spagnolo però è riuscito a rinnovargli il contratto sino al 2027. I media vicini a Sassuolo e all'Inter continuano a dare Berardi come last minute alla Juventus, è chiaramente una bufala per cui il giocatore infortunato ne aveva ancora per mesi, smentita su tutta la linea questa voce, ma è bello metterle in giro queste voci. Il Barcellona sembra volersi ritirare dalla corsa per Cancelo, considerando le richieste di 30 milioni di euro del Manchester City per il portoghese. In Inghilterra sono convinti che il proprietario della Roma, Dan Friedkin, potrebbe tornare alla carica per l'Everton. La ritirata del miliardario americano dalla trattativa riguardante l'ingente debito che l'Everton ha con il fondo 777 Partner, proprietario del Genoa, di 200 milioni di sterline. Già la Roma, nella segretezza della trattativa, una prima volta Dan Friedkin si ritirò per poi presentare una seconda offerta, anche che però andò a segno. Il Genoa invece si sta provando per l'ex portiere del Manchester United, De Gea, uno dei migliori portieri secondo me. L'ex obiettivo bianconero è Calvin Phillips del Manchester City, bloccato da Giuntoli a gennaio e diretto verso l'Aston Villa. Piccolo focus sulla Juventus, più nel particolare il giornalista Angelini su X ha parlato così del mercato della Juve, anche Simeone potrebbe rientrare in uno scambio col Napoli, con Chiesa o altri tra quelli che Motta ha segnalato a Giuntoli come cedibili. Tra Juve e Napoli, De Laurentiis e Manna, i rapporti sono ottimi e distesi. Meno male. Tra l'altro lo slot lasciato libero da Huijsen nelle intenzioni del direttore tecnico e di Thiago Motta dovrà essere colmato da Todibo. Nella giornata di sabato il centrale olandese spagnolo ha superato le visite mediche di rito, dunque si attende soltanto l'annuncio del suo passaggio al Bournemouth per 18 milioni di euro complessivi. A quel punto poi Giuntoli potrà tornare a bussare alla porta del Nizza, con cui i contatti si sono registrati anche nella giornata di ieri e sembra anche proficui. Il dirigente bianconero infatti ha strappato agli omologhi francesi il sì per un prestito molto oneroso, con qualche dettaglio al limite da sistemare per chiarire il diritto, l'obbligo, il diritto con obbligo di riscatto a determinate condizioni. L'operazione in ogni caso dovrebbe assestarsi fra i 30 e i 35 milioni complessivi per regalare al tecnico italo-brasiliano il partner di Bremer al centro di una difesa a 4, anche perché un accordo di massima col giocatore per un contratto quinquennale è stato raggiunto da tempo. Queste sono le voci oggi che circolano in ambito calciomercato, stasera, presto che è tardi, la nostra live. Grazie a Juventino 100% e anche naturalmente a Luciano, che incontreremo nella nostra live di questa sera dalle 21 alle 22. Seguiteli sui social, buona giornata a tutti.